Allora, avete tutti presenti i telefoni indistruttibili, giusto? Mi è capitato di farveli vedere spesso, ma questo no. Prendete un telefono indistruttibile, moltiplicatelo per 4 e ecco a voi un tablet indistruttibile. Il suo nome è Ukitel RT1 e cavolo, vi dico una cosa. Solo la scatola pesa 7,5 tonnellate. Io non voglio perdere tempo e voglio aprirlo subito. Però ragazzi, ci tengo che voi lasciate un mi piace sotto questo video e superiamo i 4.000 mi piace per un altro dispositivo indistruttibile come quello di oggi. Detto questo, estraiamo questo mostro dalla tomba e vediamo il suo contenuto, perché è davvero impressionante. Ok, pronti? Il momento della verità è arrivato. Allora, ragazzi, che dire? Spaziale. Quasi non riesco a estrarlo con una sola mano. Vi rendete conto? Inutile che vi sta a dire quello che c'è nella confezione, perché non ci interessa nulla. Quello che ci interessa a noi è lui, ed è veramente mostruoso. Quindi beh, beccatevi questa visione paradisiaca. Anto, mini montaggio con musica cazzutissima. Panino del McDonald's con la mia gang. Ci beviamo una Coca-Cola dentro a Privé. Fuck your opinion, non mi interessi. Che di certo sei più basso di Lionel Messi. 56 kg, non voglio dimagrire. 30 il peso, 20 la mente e 6 non si può. Ed eccolo qua. Potrei letteralmente buttarlo dentro questo camino e accendere le fiamme. Probabilmente lo riprenderei integro così com'è, ma non lo farò, non sono un pazzo. Che dire ragazzi su una bestia del genere? È 7 volte più grosso di un iPhone 13 Pro Max e 7 volte più pesante. Sentite la sottile differenza? Ok. Una cosa che mi piace un botto è che accendendo questo tablet ci sarà uno sfondo spettacolare. Cioè, ragazzi, questo è lo sfondo più figo che abbia mai visto, perché è, come dire, in tinta con il retro del tablet stesso, quindi veramente una figata. Potrei stare qui a parlarvi del tablet, a dirvi a quanti megapixel ammonta la fotocamera. Potrei dirvi che potete utilizzarlo come una torcia e che ha anche una funzione di SOS. Oppure che ha una borsa degli attrezzi con tante belle funzioni tipo questa. Basta, c***o! Per questa volta non voglio parlarvi di nulla di tutto ciò. Fortunatamente, e dico fortunatamente, non ha parti in acciaio. Che significa questo? Che beh, il tablet è fatto di gomma. Non avendo parti in acciaio si va a limitare il peso, perché fidatevi, già così è veramente troppo pesante per un tablet. Vi giuro che vi ci potete allenare. Se volete comprare dei pesi e vi serve anche un tablet, prendete questo, fidatevi. Non c'è molto da dire, ragazzi, sul suo design. Prezza cattiveria da tutti i pori. Tutti e 4 gli spigoli del tablet sono rinforzati. Guardate qua che roba. Quindi è come se avesse già una mega custodia integrata. Bellissima la fotocamera esagonale da ben 16 megapixel, che per un tablet ci può stare. E nemmeno la batteria scherza, perché qua dentro ci stanno 10.000 mAh, anche se dal peso potevano benissimo starcene 100.000. Se mai questo tablet dovesse cadervi a terra, beh, non preoccupatevi per la sua incolumità, piuttosto preoccupatevi per il punto in cui è caduto. Il vostro pavimento probabilmente si sarà spappolato. Se poi, beh, avete sempre sognato un frisbee, questo tablet fa anche questo, guardate. Basta prendere una bella rincorsa e ecco qui. Ovviamente sta ancora registrando e è inutile dire che è in condizioni più che perfette. Potete letteralmente prenderlo, lanciarlo in aria per diversi metri o perfino farlo volare con un calcio. Questo ovviamente per lui non è proprio nulla. Sapete, in realtà mi verrebbe anche voglia di tirarlo giù da questo pozzo, ma so già che molto probabilmente resisterebbe senza alcun problema. Il problema è che, beh, sono io che non so se resisterei per poi riprenderlo, quindi eviterò. Che figo. Chi c***o ha parlato? Ma che cavolo! E se ci passi sopra con una bici, che cosa succede? Beh, piuttosto che fare questo test normalmente, perché non usarlo come scalino? Oh, madosca! Bene! Proviamo a salirci completamente sopra dallo scalino. Ok, bene!
Ok. Inutile dire che ora ha preso una bella botta. E lo schermo è anche rivolto verso il basso, quindi adesso dovrebbe essere tipo disintegrato, anche perché quella bici più me sopra, beh, sono molti chili. Torniamo dentro e diamo un'occhiata. Qui si vedono nettamente le impronte di bici qui sopra. Diamo un'occhiata allo schermo. Allora, per il momento vedo qualche graffietto sulla pellicola protettiva, quindi un pochino la botta dovrebbe averla accusata, almeno per quanto riguarda la pellicola. Quindi beh, io direi che è arrivato il momento di dargli una lavata, perché è anche un bel po' sporco. Ma sì, premiamo anche questo, va, sovvia. Perfetto, adesso diamogli anche una bella insaponata, direi proprio che ci vuole assolutamente. Ed ora beh, laviamolo per bene, così sarà come nuovo. La 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 la. Che cosa strana lavare i telefoni nell'acqua con il sapone. Devo dire che è uno strano effetto. Adesso asciughiamolo per bene, anche dietro. Togliamo anche la pellicola graffiata, che tanto non serve a niente su sto coso che ha uno schermo indistruttibile. E voilà, più nuovo di quando è uscito dalla fabbrica. E niente ragazzi, cos'altro aggiungere? Ovviamente dopo tutti questi test il tablet funziona perfettamente. Io non so, la prossima volta devo tipo affittare una gru, qualcosa di bello pesante, passarci sopra, perché i telefoni e i tablet ultimamente stanno diventando talmente tanto indistruttibili che ti risulta effettivamente quasi impossibile, se non veramente impossibile, spaccarli. Quindi beh, per questo video direi che può essere tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su e superiamo i 4000 mi piace per un altro dispositivo indistruttibile. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ragazzuoli ci vediamo con il prossimo video e il prossimo tentativo di distruzione.